la 180 che aveva comportato un forte coinvolgimento dell'opinione pubblica, ma di quote significative della società civile, di vero autentico interesse e partecipazione a questo movimento, un po' alla volta l'interesse è scemato nel convincimento che, chiusi i manicomi, la psichiatria si era liberata degli scheletri che aveva nell'armadio. Ecco quindi che paradossalmente tutti quegli istituti che in fondo assomigliavano molto agli ospedali psichiatrici, ma che non erano tali, spesso gestiti da ordini religiosi o comunque non direttamente dalle aziende sanitarie, sopravvivono alla 180. La legge Basaglia è stata determinante perché abolire il manicomio voleva dire abolire anche le forme dell'esclusione, no? E le istituzioni totali non erano solo i manicomi, erano anche certi istituti, no? Queste istituzioni sono rimaste anche dopo la chiusura dei manicomi, anche dopo la legge Basaglia. Se noi pensiamo alla prima legge nazionale, la 883, è del 78, dicembre 78, perciò le suore hanno iniziato l'attività in una situazione dove sicuramente l'ente pubblico non interveniva ed era veramente solo la capacità delle suore, dell'umanità delle suore, la capacità delle suore di poter essere disposte ad aiutare queste famiglie in grossa difficoltà. Teniamo presente che soggetti con difficoltà, come quelli che abitavano, che erano qua l'Enzima, creavano per le famiglie delle situazioni di particolare tensione, non solo da un punto di vista economico, ma anche sociale. Io all'epoca lavoravo alla redazione di Rovereto del giornale Alto Adige e venne convocata una conferenza stampa alla quale andai. Era una conferenza stampa convocata dai consiglieri provinciali Franca Berger, Paolo Tonelli e Wanda Chiodi. L'interrogazione riguardava l'istituto di Lenzima di Isera. In sostanza, i tre consiglieri avevano, così affermarono durante la conferenza stampa, avevano raccolto da tempo testimonianze, dubbi, segnalazioni da parte di cittadini, da parte di qualcuno del personale, da parte loro dissero anche dell'ambiente legale roveretano, sul modello di gestione dell'istituto. In sostanza loro chiedevano all'assessore provinciale alla sanità, allora era Erminio Lorenzini, di procedere con degli accertamenti per verificare se questo avesse qualche fondamento. Segnalavano che la gestione dell'istituto era chiusa verso l'esterno, questo in generale, diciamo, era molto concentrata al proprio interno. Ma segnalavano anche di eventuali presunti maltrattamenti nei confronti delle ospiti. Ricordo che le ospiti erano persone, donne con disagio psichiatrico e fisico, handicap di varia natura. Insomma, situazioni che non erano solo riferite al modello di gestione, ma anche entravano nel merito delle condizioni e della tutela delle ospiti. Se una ragazza aveva qualche crisi un po' violenta, bisognava mettere la camicia di forza. E questa, io la sentivo una cosa immorale, insomma, non è che si può legare una ragazza. D'altra parte, venivano da una cultura dove non c'erano i psicofarmaci loro. Oppure, se erano molto agitate la sera, in alcuni reparti le facevano legare a letto. Questo per me era una cosa. Mi veniva voglia di farlo e dopo andare, quando la suora spariva, andare a tirarle via, però di notte magari erano agitate. Allora se io si arrangiavo con quelle che aveva le suore, perché purché dare il Valium o quelle gocce lì o non potevo. E quando erano proprio furiosi dovevano mettere la camicia a forza, no? Perché quando che. Fin dopo si calmavano e levavano, però a quel periodo, quel momento lì, tramite il medico diceva metteteci, se
Sì, perché c'erano quelle proprio, dopo c'era anche qualche d'una proprio furiosa, che anche quelle magari si rovinavano, si battevano, si rovinavano la faccia, noi dovevamo legare le mani per evitare che si tirasse via la pelle. Nel momento in cui la persona istituzionalizzata viene deprivata di poteri, è un gioco politico pirandelliano. Inevitabilmente la struttura ne approfitta fino al massimo di tutte le sue possibilità. Ecco, l'istituzionalizzazione è questa, e la cosa grave che succede è che l'istituzionalizzato interiorizza la violenza che subisce. La situazione che ho trovato era la metà degli anni 90, era quella di un istituto dignitoso e decoroso sul piano, diciamo, della qualità dell'assistenza igienico-sanitaria, del comfort alberghiero della struttura, molto meno sul piano del riconoscimento del valore delle persone. In pratica l'istituzione pensava che i comportamenti difformi andavano governati con una responsabilità a senso unico da parte dell'istituzione. Questa iniziativa dell'interrogazione provocò un autentico terremoto nel Roveretano, ma non solo, poi a livello provinciale. Ci furono reazioni politiche, ma anche proprio da parte della comunità roveretana in particolare e di Isera. E comunque, due giorni dopo l'interrogazione, la direzione dell'istituto convocò un'assemblea in istituto, presente la direttrice, naturalmente, i dirigenti sanitari e il personale, parte del personale, parte di genitori, il legale dell'istituto. E in sostanza c'è stata un'alzata di scudi generale da parte dell'istituto, per cui non c'era stata possibilità di riflessione, anche magari un po' critica. Ad un certo momento ritenne opportuno scrivere un editoriale per sollevare un interrogativo. Mi chiedevo che cosa potesse spaventare così di un'interrogazione, perché un'interrogazione potesse essere considerata un'offesa. In fondo l'interrogazione chiedeva di chiarire dei dubbi, ma apriva la strada a una cultura dell'assistenza e della cura più umana, più rispondente alle esigenze anche nuove che si venivano conoscendo delle persone affette da quel tipo di handicap. Quindi perché spaventava così l'idea di aprirsi verso l'esterno e verso una contaminazione da parte di questa nuova cultura? Credo che sia importante sottolineare come era ovvio in quei tempi che il carico dell'assistenza delle ospiti, le suore se lo sentivano completamente sulle loro spalle. Cioè loro non andavano in cerca di trovare il modo per far sì che altri venissero a finanziare o verificare, forse anche perché meno chiedevano all'esterno e meno ingerenze avevano. La conseguenza, secondo me, diretta di queste interrogazioni è stato il dover documentare dall'A alla Z ogni cosa che veniva fatta. La cosa più grossa era il doverla documentare con mezzi informatici, e le suore erano anziane. A un certo punto loro hanno detto: non ce la facciamo, non ce la possiamo fare, tanto che avevano assunto un collaboratore, non era un direttore, era un collaboratore responsabile del personale al tempo, che aveva cominciato ad inserire tutte queste cose in dei database, dei programmi, eccetera. I stessi turni venivano fatti da quel momento in poi su computer e non più a mano dalla suora. Quindi c'è stato un modo diverso di gestire tutto, e le suore avevano una certa età e non ce la potevano fare. Non riuscivano più a seguire come facevano prima quello che era diventato il numero del personale da gestire e quelle che erano poi le esigenze dell'ente che sovvenzionava l'opera. Naturalmente, quando le suore mi chiedevano se ero disposto a venire
a fare questo lavoro di coordinamento, nel loro intento era quello di tentare anche di dar risposte a quelle sollecitazioni esterne che c'erano per far sì che l'enzima si aprisse al mondo esterno. Pur essendo di Rovereto non lo conoscevo come contesto, per me era una cosa veramente... E mi ricordo che quando avevo chiesto, insomma, rispetto a questa struttura, mi avevano detto che era una cosa, insomma, la vecchia struttura, proprio il vecchio istituto, la vecchia... C'erano le suore, c'erano queste persone disabili, gravissime, e quindi io sono arrivata appunto quando poi c'è stato anche l'interrogazione provinciale, per cui le suore, in qualche modo, alle suore era stato chiesto di integrare il personale con il personale educatore, quindi siamo entrate in quel famoso anno tra il 91-92, forse il 92-93, e siamo entrate appunto come figure nuove all'interno del contesto. Quindi un contesto che, ripeto, io personalmente non conoscevo. È stato un impatto molto, molto forte, insomma, sia visivo che anche proprio emotivo, insomma, quindi un impatto importante. A quel tempo era arrivata un po' questa richiesta dalla provincia, definiamolo così, o comunque dall'assessorato, richiesta all'istituto di utilizzare personale preparato per gestire questo genere di disabilità e di situazione. Quindi le suore avevano assunto tra il 90, 91, 92 un gruppo numeroso di operatrici, di assistenti educatori, appunto persone diplomate, non educatori professionali, magari quello è arrivato dopo, ma che potessero portare anche in termini educativi delle competenze all'interno dell'istituto e poterle poi spendere. Non è stato facile, perché chi arrivava aveva un proprio bagaglio personale, un sacco di competenze, un sacco di conoscenze, ma era difficilissimo entrare ed inserirsi in una realtà che era così rigida ed era così fortemente connotata da degli equilibri anche delicati e di... non so spiegarmi, quasi di verticismo, no? Nel senso, c'era la base, che erano le dipendenti, le caposala, le caporeparto e la superiora, quindi non è che potevi arrivare e decidere di portare avanti determinati progetti educativi, non se ne parlava di progetti educativi. In quegli anni lì c'è stata questa entrata di un certo numero di operatrici giovani, che ha messo un po' in discussione i metodi dell'igiene anche che si usavano allora, e questo ha messo un po' in crisi le operatrici che erano da 20-30 anni, secondo me, vedendo in modo, si sono sentite un po' offese. Quel periodo c'era una forte pressione sociale sull'enzima, e naturalmente le suore sono chieste: ma perché noi dobbiamo fare questo se noi non siamo più accettate e viste come elementi che fanno un servizio per queste povere ragazze? Perché dobbiamo continuare? Questa era un po' la domanda che si erano fatte. Le suore avevano deciso appunto di cominciare a pensare ad abbandonare, perciò il ruolo mio era poi quello anche di capire che tipo di traghettamento si poteva fare dalle suore a un'altra realtà, tenendo presente che comunque avevamo le 100 ragazze, bambine come chiamavano loro, le 100 ragazze all'interno della struttura, che bisognava dare risposte e dar continuità alla situazione. È evidente che queste persone non è che tornano, dov'è che tornano? Tornano in famiglia, che magari non c'è neanche, o vanno chissà dove, no, hanno bisogno di assistenza, hanno bisogno di cura, ma con personale specializzato che li segue, quindi cambia completamente l'orientamento, insomma, che dipende proprio da una maturazione culturale. Diciamo che era finito un tempo, nel senso che c'era una forte spinta anche verso
la deistituzionalizzazione, verso la realizzazione di nuove strutture, e c'era la necessità di aumentare il numero di personale, c'era la necessità di inserire nuove figure, cioè una complessità che andava ad aumentare. Credo che poi l'età loro, che ovviamente avanzava, il fatto che non avessero un ricambio generazionale, quindi non c'erano suore giovani che potevano venire e subentrare nella gestione e nell'organizzazione, insomma tutta una serie di fattori. Poi, ripeto, era anche finito un tempo dell'istituto, un tempo di quella presa in carico semplice, se vogliamo dire, perché era una presa in carico che rispondeva a bisogni essenziali. E, come dire, il passo successivo era creare un progetto di vita diverso. Insomma, credo che siano stati fattori questi che hanno influito. Un occhio puntato comunque sull'istituto, un occhio puntato anche sulla qualità, no, dei servizi erogati. Insomma, sono stati momenti che probabilmente li hanno portati proprio a valutare di lasciare questa struttura. Dal momento che le suore hanno pensato di andare via, si sono iniziate delle serate tra noi operatori in cui si discuteva su cosa fare, come organizzare un'eventuale cooperativa, qualora fosse andata in porto la nostra cooperativa. È stato come un concorso che abbiamo fatto, però c'era un forte entusiasmo, me lo ricordo ancora, insomma è stato un bel periodo. E a quel punto il rischio era che tutti gli utenti che c'erano venissero spostati in piccole realtà o comunque tolti dall'istituto e mandati chissà dove. Erano utenti che erano qua da una vita. E quindi il pensiero e del personale e del dottor Guadagnini è stato: proviamo a vedere se riusciamo a garantire a questi utenti, oltre che al personale che lavora, una certa continuità. E da lì è nata l'idea della cooperativa, nel senso che c'era bisogno comunque di dire, le suore se ne sono andate, alcune prassi, alcuni metodi, alcune usanze che c'erano quando c'erano le suore dovevano essere abbandonati. Allo stesso tempo si doveva creare un qualche cosa di nuovo, però c'era la necessità assoluta di garantire agli utenti una continuità. La continuità era data dall'ambiente fisico proprio, quindi la casa, e dal personale che fino ad allora li aveva seguiti e avrebbe continuato a seguirli per creare meno traumi possibili agli utenti. L'obiettivo principale è stato quello. Le persone istituzionalizzate hanno la loro malattia mentale, fisica, disabilità e quant'altro, e poi ne hanno un'altra che è la malattia istituzionalizzazione. Io vado dicendo che questa è una rivoluzione copernicana, perché è una rivoluzione scientifica il capire e l'ammettere che l'istituzione e l'istituzionalizzazione rappresenta una fonte di malattia ulteriore, no? E che deistituzionalizzando si induce una prima parte di guarigione, una trasformazione del quadro clinico quantomeno, no? La sindrome da istituzionalizzazione segna una perdita non solo di diritti, ma di responsabilità da parte del soggetto, che gli viene sottratta perché l'istituzione ritiene non sia in grado di esercitarla, questa responsabilità. In fondo questa è la cifra dell'autentica deistituzionalizzazione, avere restituito agli ammalati, quindi alle persone, non alle malattie, dignità, ma che voleva dire anche responsabilità. Si è assistito a uno dei più straordinari laboratori che la storia abbia offerto di cambiamento, cioè dei veri risvegli a faccia alla vita di persone che magari da anni o da decenni non avevano più mostrato alcuna volontà. Thank you.